Oh, ciao e benvenuti qui nel mio nuovo salotto per quello che vorrei fosse il primo di una serie dedicata a nuovi prodotti, TV, proiettori, console, insomma tutto quello che appunto portiamo nei nostri salotti per intrattenerci la sera o più in generale nel nostro tempo libero. Ed è per questo che ho organizzato questo angoletto qui nel mio studio dedicato proprio a questo scopo. Ma sono video impegnativi da organizzare ed è per questo che chiedo il vostro supporto, perché meglio andrà questo video, migliori saranno i prodotti che potrò portare qui sul canale. Quindi fatemelo sapere qui sotto con un like, commentando e facendo girare questo video più possibile. E detto questo, per il primo episodio della serie ho voluto partire col botto, scegliendo prodotti top, tutti marchiati Sony, ma ci tengo a dire che non è assolutamente un video sponsorizzato in alcuna maniera da Sony, che però ringrazio per la fiducia riposta nel mio progetto e per avermi inviato il loro TV top di gamma, un magnifico Bravia A1 con pannello OLED da 55 pollici. Inutile dire che si tratta di un TV di altissimo livello, sia come caratteristiche tecniche, perché è un pannello OLED ovviamente in 4K con HDR, sia come design, perché, beh, guardate che meraviglia questa soluzione. Che prevede che il pannello appoggi direttamente sul piano di appoggio e bilanciato dal piedistallo posteriore piuttosto pesante e massiccio che ospita al suo interno woofer e tutto il pannello connessioni mascherato da questa copertura in tessuto. Ma quello che impressiona però è lo spessore minimo sia della cornice laterale che del pannello incredibilmente ridotto, grazie al fatto che appunto parliamo di un pannello OLED, pannello nel quale si nasconde un'innovazione che Sony chiama Acoustic Surface e che di fatto sfrutta le vibrazioni dello stesso per propagare l'audio emesso da questi due attuatori sul retro. Insomma, non voglio stare qui a farvi pippe tecniche, ma vi posso tranquillamente dire che questo Bravia A1 è una gioia per gli occhi con i suoi neri assoluti, un contrasto elevato e colori vividissimi, sia per le orecchie con un audio sicuramente di qualità e che sebbene non sarà mai coinvolgente come quello che potrebbe uscire da un impianto esterno dedicato, ma è comunque una spanna sopra rispetto a quello di tutti gli altri TV, tenuto conto che non sono presenti gli speaker. Ma non vi nascondo che questo Sony Bravia A1 non è certo un TV per tutti, sia per dimensioni che soprattutto per il prezzo da top di gamma. TV piuttosto importante anche come peso, che io ho appoggiato su un mobile specifico che ho acquistato su Amazon e che sicuramente è uno dei miei migliori acquisti per rapporto qualità-prezzo, visto che l'ho preso ad una cifra davvero ridicola, a fronte di una qualità tutto sommato buona e di un'estetica che a me piace molto, perché non è troppo moderno, non è troppo delicato e offre tutti i vantaggi di essere disegnato proprio per questo tipo di utilizzo, come il vano a sportello al lato destro e due cassetti al lato sinistro, nei quali io ad esempio ripongo la mia tastiera wireless di Rapu, tastiera con touchpad integrata, ideale per navigare, inserire i testi, account e password all'interno delle app. Sì, perché non ve l'ho detto, ma sicuramente lo stavate immaginando. La A1 è anche una TV smart dotata di sistema operativo Android e quindi una tastiera da collegare va da sé, è sempre una buona cosa da avere. Anche se il telecomando, che onestamente, beh, devo dire assolutamente sotto al livello di qualità generale di questo prodotto, beh, è comunque dotato di un microfono, così da poter utilizzare la ricerca vocale di Google, con la quale, ad esempio, potete cercare il mio ultimo video su YouTube o aprire una delle tante app disponibili. Ma tornando al mobile TV, come vedete, è dotato anche di due ampi vani frontali con foro passacavi, che io ho sfruttato per posizionare la seconda protagonista di questo setup, la Sony PlayStation 4 Pro. Console perfetta per sfruttare il 4K in HDR anche giocando. Ed è proprio per questo che ho scelto in abbinamento un gioco, anzi una colonna storica dei giochi Sony, ovviamente Gran Turismo, al quale giocavo già ai tempi della prima PlayStation più di 20 anni fa, uno dei giochi pienamente compatibili con 4K e HDR, che giocato su questo schermo praticamente ti proietta all'interno del gioco, quasi o addirittura secondo me in maniera più coinvolgente rispetto al VR. Che insomma sì, ha i suoi bei svantaggi. Devo dire che l'esperienza di gioco è davvero di alto livello, grazie a dettagli incredibilmente curati con riflessi e giochi di luce che ti lasciano a bocca aperta. Come ad esempio il riflesso del cruscotto sul parabrezza in particolari condizioni di luce o la foschia del mattino al Nürburgring. Io poi amo i giochi di guida simulativi, quindi per me è stato godimento puro dedicarmi a qualche ora di gioco insieme a mio figlio, entrambi comodamente seduti sul mio divanetto giallo.
divano che avrete già visto diverse volte su Instagram, è a due posti, modello Timeo, che ho acquistato da Maison du Monde qui a Bolzano e che ho scelto non tanto per il prezzo, devo dire nemmeno troppo conveniente, ma soprattutto per le sue dimensioni contenute e un design che secondo me si accompagna bene allo stile d'insieme del mio studio. E poi sì, è tutto sommato abbastanza comodo, sia di giorno che di notte. Già, perché ve lo dico in confidenza, ma non ditelo a nessuno. Ho passato qui anche qualche ora notturna, sia giocando alla Play, sia guardando le mie serie TV preferite su Netflix, anche in questo caso sfruttando i contenuti in 4K HDR, ma per evitare di disturbare la famiglia ho utilizzato anche il terzo protagonista del setup, un paio di cuffie wireless di alta fascia, ancora una volta marchio Sony, le VH1000X Mark II, che altro non sono che la seconda versione delle MDR1000X che tanto avevo apprezzato l'anno scorso. Si tratta di cuffie Bluetooth over-ear, in realtà studiate principalmente per viaggiare, visto che sono dotate di sistema di riduzione del rumore attivo e di tecnologie che permettono di filtrare in maniera intelligente i rumori esterni, ma che ad ogni modo possono essere utili anche in casa, quando ci si vuole godere un bel film o una serie TV isolandosi dai rumori esterni. Vi dirò, sono cuffie molto comode, purché non tenute addosso oltre le 3-4 ore di utilizzo continuo. Suonano in maniera divina e hanno tanta tecnologia a bordo, ma a mio parere meritano un video dedicato esclusivamente a loro, dove vi parlerò nel dettaglio di tutte le loro caratteristiche e della nuova applicazione di Sony dedicata ad alcune interessanti nuove funzioni. Detto questo, beh, stavolta ho deciso di partire col botto con un setup di alto livello, anche se non alla portata di tutti, e me ne rendo conto, ma volevo inaugurare al massimo questa nuova serie. E a questo proposito mi piacerebbe sapere da voi qui sotto nei commenti se siete interessati a vedere un prossimo episodio, magari dedicato a un setup più economico e radicalmente diverso da questo. E nel frattempo, se siete curiosi di sapere quanto costa questo, beh, non ve lo dirò per non offendere il buon gusto di qualche ben pensante, ma troverete i link di tutto, come sempre, qui sotto in descrizione, così da poter verificare i prezzi di tutti questi bei prodottini. Io vi ringrazio per aver visto il video e adesso, con la lacrima agli occhi, mi tocca reimpacchettare tutto. Ma vi dirò, sono anche felice perché lascerò spazio a nuovi interessanti prodotti che vedrete nelle prossime settimane. Ma noi ci vedremo molto prima, più precisamente questa domenica, per il prossimo nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube.